Buonasera, buonasera a chi ci segue in diretta, a tutti coloro che ci seguiranno. Questa sera, giornata appunto di diretta qui su Libri.tv, oggi è 5 ottobre 2010. Cominciamo questo spazio di riflessione, la virgola del direttore. Oggi giornata un po' amara per vari motivi, scontri tra studenti, polizia, ovviamente disastri in tutto il mondo, ruberie che si scoprono all'interno di questo paese, purtroppo da parte di chi ci amministra, di chi in qualche modo ci siamo scelti. Io ho scelto di commentarvi una notizia che più o meno una settimana fa faceva insomma un pochino il pieno, se così possiamo dire, sui media, sui giornali, e come tutti quanti i siparietti purtroppo mediatici, a un certo punto si chiude il sipario e pian piano si allontana verso il dimenticatoio. Ma invece volevo dirvi qualcosa perché mi sembrava importante commentare appunto soprattutto l'impatto mediatico che ha avuto questa notizia. E si tratta del caso Sallusti. Ovviamente, come sempre, faccio un piccolo accenno al fatto perché non è tutti che debbano essere informati sulla notizia e più o meno su, diciamo, il fatto di che si tratta. Sallusti è un giornalista accusato e condannato a 14 mesi di reclusione, ormai in via definitiva, in relazione alla sua responsabilità di direttore per un articolo che un tale, appunto con un soprannome, con uno pseudonimo, Dreyfus, evidentemente appunto uno pseudonimo, comparve appunto sul libro quando appunto Sallusti era il direttore. L'articolo conteneva delle dichiarazioni diffamatorie su contenuti appunto a cui adesso non ritengo di soffermarmi. I contenuti considerati diffamatori erano diretti a un magistrato. 14 mesi confermati in Cassazione, che Cassazione ormai è divenuto purtroppo per prassi un giudice di terzo grado, cioè un giudice di merito quasi. Comunque, una condanna in base a una legge del 1948, secondo le mie fonti, a meno che appunto non abbia sbagliato, comunque del 48, non di epoca fascista, quindi, come si è detto, si è recentemente peraltro palesato questo l'autore di quest'articolo Dreyfus, che appunto si è palesato su spinta decisiva di Vittorio Feltri, e si tratta di Renato Farina. Lui sarebbe l'autore di quest'articolo diffamatorio, un personaggio appunto anche lui, Renato Farina, con alcuni precedenti almeno mediatici su cui non è il caso di soffermarsi, però volevo parlarvi un pochino dell'impatto mediatico della vicenda, perché ovviamente c'è stato un po' di risposta nell'opinione pubblica, sui giornali, commenti, opinioni, ma anche un pochino sulla rete. Ritengo che si sia prodotta molta schiuma, anche un po' mefitica. Sallusti non è un personaggio simpatico a molti. Allora, come ora, è un rappresentante della stampa, non certo di sinistra, quindi facilmente assimilabile a un filo berlusconismo di questi tempi poco popolare. Ovviamente in passato non è mai stato tenero con l'operato dei magistrati, che spesso hanno scavato nel passato e nel presente di Berlusconi. Chissà se questo ha avuto una parte nell'applicazione del massimo della pena, che deriva da una legge appunto del 48. Il reato c'è, la pena è legittima, ma è severissima. 14 mesi di detenzione. Decisamente spropositata per un fatto di terzi, perché ricordiamoci, Sallusti ne risponde come direttore, quindi per omesso controllo. La diffamazione, secondo me, è un fatto così serio e così importante, così grave, decisamente, cioè, direi che è miserrimo quasi squalificarlo con la possibilità di una previsione così repressiva e così spropositata. Cioè, la diffamazione produce un danno di immagine che può essere riparato solo col denaro. Si quantifica il danno in relazione alla immagine che si è danneggiata e si impone una riparazione congrua, una riparazione economica. Non mi pare che il diffamatore possa definirsi pericoloso socialmente, sicché tale da dover essere ristretto per difendere la collettività dalla sua azione. E il danneggiato, che ristoro ha dalla detenzione del diffamatore condannato, se non quella che è una soddisfazione ascrivibile a un desiderio, alla soddisfazione di un desiderio di vendetta? Ma non solo. Il carcere, parliamo del carcere, il carcere in tal caso potrebbe avere solo
e dico solo una funzione repressiva. Ora non evoco scenari nuovi per l'Italia, conosciamo e abbiamo spesso parlato della situazione carceraria in Italia, ma in tal caso, se mi consentite, la questione è anche più grave. Cerco di dirvelo in poche parole. Se purtroppo normalmente il carcere in Italia è un'afflizione nella sua applicazione, quindi di fatto è tortura che mortifica la dignità umana e spesso anche la vita, trasformandola in desiderio di morte, quindi vanificando ogni possibilità di applicazione del dettato costituzionale che prevede notoriamente che la pena carceraria, anche la pena carceraria, debba servire al recupero del condannato. Nel caso di un condannato per diffamazione, io vorrei capire come il carcere potrebbe, anche in teoria, fosse il miglior carcere del mondo, recuperarlo alla società civile. Poi, in tal caso, per la responsabilità di un omesso controllo, come gli infonderebbero in carcere l'importanza del controllo con gli appelli mattutini? E poi chi lo farebbe? Gli psicologi? Insomma, resterebbe in pratica soltanto la funzione afflittiva fin dal momento della sentenza, e questo mi sembra un po' in contraddizione con la nostra Costituzione. E allora che resta da fare? La domanda, condanna è legittima, appare evidentemente però eccessiva nella sua durezza. Ebbene, prima di tutto bisogna cercare di mettere da parte le antipatie per Sallusti e adoperarsi affinché tale legge venga modificata con disposizioni perlomeno in linea con i paesi civili. Se ne è parlato in questa vicenda, appunto, come commenti, e c'era una specie di alone che si percepiva da parte di molte persone che hanno sussurrato: ma perché adoperarsi adesso per Sallusti? Proprio in tal caso, magari aspettiamo il prossimo caso, così Sallusti un po' di carcere se lo fa e siamo tutti un po' più felici. Poi, insomma, no, si affianca a questo anche una certa qualche convinzione un po' lombrosiana, sempre un po' latente, che serpeggia. Allora io penso, invece, cosa importa se in ipotesi, partendo da casi Sallusti, da un caso Sallusti, si potrebbe riuscire a rendere civile una tessera del mosaico fatiscente che è l'ordinamento italiano? L'atteggiamento che vi ho citato, che ho sentito in giro, ma l'ho anche letto sul web, ma insomma, cerchiamo di anche stare abbastanza attenti alle varie, diciamo, convinzioni, suggestioni, a ciò che si vocifera, più o meno autorevole che sia, sul web. E siamo sempre un pochino, queste convinzioni sono sempre un po' informali, diciamo come la metà di quel che si pensa. E mi induce a pensare questo tipo di comportamento, se fossimo chiamati ad abrogare in ipotesi la pena di morte, qualcuno aspetterebbe che l'ultimo condannato fosse simpatico per poterlo salvare. E insomma, anche l'opinione pubblica, ovvero noi tutti, ben ammaestrata al garantismo quando serve, al giustizialismo in altri casi, in questo paese dà lo spettacolo di sé simile a quello che ci offre gran parte della politica. Come sempre, credere e non pensare. In chiusa di questi commenti, di queste parole più o meno vane, non si può dimenticare le parole, non si possono dimenticare le parole del Capo dello Stato e la sospensione della pena, che hanno completato il quadro dell'Italietta cialtrona di sempre. Auguri a tutti noi. Dopo avervi abbondantemente tediato, passerei rapidamente all'illustrazione del palinsesto. Dopo la virgola del direttore, questa sera avremo la trasmissione Spazio Certi Diritti, con una specie di retrospettiva, in qualche modo storica, sulla nascita del movimento omosessuale. Sarà ospite di Riccardo Cristiano, che condurrà, come di consuetudine, questo spazio. Sarà ospite Enzo Cucco, presidente dell'associazione radicale Certi Diritti. Alle 21:15 circa avremo leggera euforia nelle notizie, dagli approfondimenti nel consueto spazio antiproibizionista curato appunto da Claudia Sterzi. Alle 21:45 lo spazio Società Libera con Vincenzo Lida, direttore di Società Libera. Lo condurrò io, intervisterò Vincenzo
prendendo lo spunto da un'intervista che appunto di Vincenzo Lida, che è comparsa sul Corriere della Sera di quest'oggi e che è sempre praticamente in qualche modo correlata alla preparazione della marcia, alla marcia per la libertà dei popoli oppressi che si terrà sabato, non questo, ma quello successivo. Alle 22:15 avremo a tavola con la finanza, che è un'intervista appunto curata da Giancarlo Calciolari, una prima parte, e un'intervista al professor Guido Crapanzano, esperto di numismatica, di economia e finanza. E per le 22:45, sperando che non ci siano ritardi, che non ci siano problemi di sorta sulla rete, chiuderemo le trasmissioni. Io ringrazio per questa giornata, per questa serata di dirette il nostro regista Donato Volpicella. Vi ricordo che Liberi.tv è un'associazione senza scopo di lucro che si autofinanzia, quindi come può in qualche modo, ci si può iscrivere, è assai poco costoso perché insomma sono 10 euro, ci sono dei gadget molto simpatici collegati diciamo alla quota di iscrizione. E quindi sarebbe molto gradito se vi iscriveste, ci dareste una mano per poter continuare e magari anche migliorare un pochino la qualità del servizio che cerchiamo di svolgere. Detto questo, passerei direttamente la linea alla regia e lancio chiaramente la trasmissione Spazio Certi Diritti sulla nascita del movimento omosessuale italiano. Vi ringrazio.